Lasciamo alla fine di questa conferenza stampa il vicepresidente Antonio Di Biagio, già detto in conferenza stampa il presidente reale, quindi questa cosa la smentisci tu che sei il presidente reale rispetto al nuovo che è arrivato? Insomma, mi sembra dire una cosa così, insomma. Sei il nuovo presidente operativo, sei il presidente operativo. Bravo, ecco, hai detto bene, io sono quello che praticamente dà carica a questo gruppo da anni, insieme agli altri colleghi perché amici. Francesco Di Cecca, così come era anche Marco Crocco, ma anche la famiglia Ciccariello, sono delle persone a cui si associano, stanno insieme per fare qualcosa per la città. Questo qui, Francesco, è piaciuto subito come persona, Marco purtroppo non poteva andare avanti, nel senso non ce la faceva con gli impegni, una persona che voleva stare sempre presente, però giustamente stando fuori non ce la faceva. Quindi, come ci siamo detti da qualche giorno fa, non mi ricordo proprio con te, ci siamo visti, insomma, a breve c'era la scelta su due o tre persone, ricaduta su Francesco, perché è una persona che ha tanto voglia di fare, tanto entusiasmo, degli obiettivi e dei fini sicuramente sociali importanti, perché il calcio poi, no, si associa sicuramente ad altre aspettative anche del territorio. Quindi io mi auguro che con lui sicuramente avremo un periodo veramente bello questo. Poi che io sia presidente, diciamo così, chiamato tutti operativo. Presidente, sì, presidente operativo, perché è quello che un po', insomma, porta avanti un po' tutto quello dell'organizzazione, anche perché Francesco dice che non ce la farebbe con l'impegno che c'è e quant'altro, quindi è insieme agli altri, ma sono decisioni che prendiamo insieme, no? Se la società andata avanti tutti questi anni non è soltanto Di Biagio, vuol dire che dietro qualcuno c'è qualcuno che comunque lavora, fa anche i lavori di manovalanza che sono fondamentali. Sembra abbastanza ambizioso rispetto a Marco Crocco, questo presidente. Vabbè, come te, pensa... diciamo, in effetti, sì, volete arrivare in alto? Beh, lui pensava che già stavamo in Serie D, allora pensava, ha detto Serie B, insomma, ha scavalcato. No, noi sì, sicuramente puntiamo, se ce la facciamo prima possibile, ad arrivare in Serie D. Questo sia ben chiaro. Per quello il mio appello, legato anche a tutte le altre realtà che sono qui vicino, anche i nostri amici, insomma, di unirci, fare un bel gruppo, una bella società per portare una squadra. Poi se dalla Serie D nasce qualcosa di ancora più appetibile, soprattutto abbiamo la forza di sostenere un campionato superiore, ma credo che il campo non vada bene, quindi dovremmo spostare poi le partite o comunque fare un campo nuovo, insomma, ecco, questo sarà anche un altro problema, perché finché la Serie D, Ricignello è agibile in questo senso, perciò ci va pensato anche questo, perché poi vai a giocare, per dire, a Latina o a Fondi, ma non è la tua città, e questo va a discapito poi di quello che è invece l'obiettivo, no? Avere una grossa squadra, il tuo campo, e la, quando arriva la domenica invernale, o perché comunque Gaeta è una città prettamente, diciamo così, estiva e quant'altro, il campo è pieno perché la città risponde. Questo è quello che noi, e quello che ha detto poi Francesco Di Cecca, sperando che in 4-5 mesi troveremo lo stadio pieno. Questo ce lo auguriamo, certo bisogna lavorare, bisogna soprattutto far sempre trapelare dall'altra parte un obiettivo, e poi noi lo facciamo anche con i fatti, credo, no? Da qualche anno lo stiamo dimostrando, non era facile arrivare in eccellenza, non era facile mantenere l'eccellenza, la stiamo mantenendo, perché io credo che quest'anno, adesso sono uscite delle date, non so, avete visto quello che sono le iscrizioni, le cose, penso che ci saranno parecchie defaillance, parecchie altre squadre, società, credo che forse non si iscrivono, vanno a fondersi con altre per fare un'unica realtà, perché sarà impossibile, è improponibile pensare di rispettare certi numeri, io parlo anche a livello di rimborsi e quant'altro, di spese, che adesso non c'è la certezza dietro di tanti tanti amici che prima c'era, insomma. Ecco, quindi ripartire. La domanda che, diciamo, può essere provocatoria, ci fosse la possibilità di un eventuale ripescaggio, ci fosse la possibilità, è chiaro che ci deve essere, voi vi fate avanti oppure no? Oppure volete venire sul campo? No, non rientra nella nostra aspettativa, siamo sinceri, noi vogliamo avvestire una squadra, ma non perché vince sul campo, perché, ecco, abbiamo provato quel mini torneo. Non era provata ad hoc, era provata proprio per cercare di andarcela a giocare. Io più rivedo tutte quelle partite, se poi andate a vedere singolarmente, più ci rendiamo conto che la nostra forse è una delle poche squadre che era allestita per far bene. Peccato tutto quello che è successo. In primis l'allontanamento del mister, cioè nel senso il suo volontario, diciamo così, andar via, perché poi giustamente
tutta una serie di situazioni, però io ripeto, se riavvolgo il nastro e vado a vedermi tutte le partite, da partire da Tor Sapienza, la prima, lui già stava scoppiando purtroppo, mi rendo conto che questa squadra, tra l'altro, se la Lupa Frascati è fuori dai giochi e se l'unico Messi è passata, lo deve proprio a noi, perché noi praticamente la Lupa Frascati qui abbiamo vinto in casa dopo una settimana che eravamo fermi. Ricorderete, insomma, devo dire che adesso andiamo avanti tutte le altre partite, tranne poi quello che poteva succedere, fatto poi di mollare, però io penso che noi avevamo buone chance di potercela fare, allora lì sarebbe stato diverso. Adesso pensare di fare un'eventuale domanda di ripescaggio non la vedo più perseguibile. In realtà quello che invece vogliamo fare è, con attraverso anche l'arrivo di Marco Di Rocco, che voi conoscete bene, avete già descritto che tipo di mister è, che volontà c'ha, ecco, questo qua è quello che ci serve, cioè ripartire, programmare, se arriva subito la Serie D prossimo anno che ben venga, però se si riesce a programmare con lui nel giro di un paio, due o tre anni, è una, diciamo, promozione che tutta la città se la merita. Magari si ritorna, si riparte un po' tutto l'indotto, lo stadio comincia a essere, anche avere una fisionomia un po' diversa, cioè tutti questi lavori che ci sono, e questo potrebbe essere sicuramente un aiuto ancora in più. Già almeno adesso c'è la copertura, e quindi una parte di copertura, sicuramente, però, può essere interessante. È un po' limitativo, perché poi se poco piove andiamo tutti quanti là. Sarà a vedere. Mi ha detto dall'assessore che comunque infatti i due pezzi verranno messi a breve, insomma, quindi. Beh, i due pezzi rientrano in un discorso un po' più ampio, potrebbe essere il comune, potrebbe essere anche un'altra, diciamo così, situazione che si potrebbe verificare, sì, questo ci può stare. Il mercato in evoluzione, la squadra, già avete fatto delle scelte, e quindi sì, mancano solo dei pezzi, insomma. Beh, io penso che, diciamo, che il più del 60%, 70% è stato riconfermato, avete già letto i nomi. Gli altri del resto erano venuti, diciamo così, provvisoriamente alla ripartenza del torneo che abbiamo fatto, lo chiamo torneo, però insomma la stagione che si è definita. Qualcuno ha pensato diversamente, però il mister ha già individuato una serie di figure che conosce già. Rossini non lo devo presentare io, quindi è già sicuramente una perla, garanzia. Sì, che potrebbe fare sicuramente bene, insomma, l'esperienza, la voglia, la tecnica che ha, non la scopro io. Ci sono, a breve dovremo fare un annuncio adesso di due o tre giocatori che arriveranno, anche di un certo spessore, che il mister conosce bene, quindi. E poi abbiamo ancora in serbo altri piccoli colpi, ma fondamentali, perché comunque, ripeto, si vuole partire 19 settembre, mi sembra che è la data fissata per il campionato, ma a partire già a metà agosto, quando sarà, insomma, adesso decideremo col mister, con una rosa pronta, consapevole e vogliosa di farlo. L'ultimo interessante è la proposta del vostro neo presidente, cercate di fare una squadra unica, per a te ti piace? Sì, no, ma guarda, io quando parlai con lui, è che lui stava, ma poi l'ha detto, no? Avete forse capito la sua battuta, in un altro progetto similare, ha detto, in un territorio vicino. E quando io ho sentito lui, già avevamo parlato, però lui dice, giustamente, sai, mi trovo a vivere, nonostante fosse di Gaeta, ma scusa, ma perché non lo facciamo qua? Evidentemente qualcosa lì non è andato a buon fine, ha preso subito di petto quella che era la nostra proposta e ci siamo seduti. Quello che lui dice non è, diciamo così, fantasticheria, io penso che sia una cosa che si possa realizzare, perché non credo che ci siano tutte queste grosse risorse per poter fare 3-4 squadre di eccellenza qui intorno. Fare una grossa squadra, una bella squadra, un bel profilo, anche un settore importante, no? Perché adesso noi abbiamo problemi col settore, perché come vedete si creano questi poli, magari non dico che vanno a lucrare, però si creano questi poli che creano soltanto un settore giovanile, e poi tu ti trovi costretto così a ripartire, non sai come, non sai andare a prendere gli under, dove andiamo a prendere? Noi è una città un po' penalizzata, che era. Se era Latina già era diverso, se era Roma era ancora meglio, ma noi siamo un po', diciamo, messi in periferia sotto questo punto di vista, e subiamo quello che potrebbe essere un under che viene da Napoli o da Roma, anche perché loro hanno necessità di avere l'alloggio, la scuola e tante cose. In realtà un ragazzo di Pomezia o di Latina che abita lì va a allenarsi direttamente e prosegue a vivere dentro casa sua. E questi sono altri aspetti che noi vorremmo cercare. Per questo dico, crescere col settore ci servirà, e servirà a tutti quanti, per avere poi giocatori di Gaeta che stanno in prima squadra. Ok, mi sembra che abbiamo detto tutto. Appuntamento alla prossima, speriamo con una squadra già pronta per questa arrivata. Grazie, grazie a te, grazie.